Oh, abbiamo visto il muretto di Colle Oppio sulla scalinata, dove c'è stato un incontro che poteva andare a finire male, forse invece è finito bene. Masha, sì? Ti ricordi questa storia? Mi ricordo. Con Claudia ricordo. Zanella e Pino Quartullo che si sono prestati a questo gioco e cui hanno scherzato con una poesia di Pasternak addirittura. Ma Francesca, io sono stanco, vai a vedere un po' quella gente che vuole da noi. Vado, sì, sono i nostri ospiti, scusa, diamogli il valore che meritano. Don Giuseppe, posso restare? Don Giovanni. Ma non sbagliare subito, mamma mia. Perché? Cioè, tutti si chiamano Don Giuseppe, molti preti, però a parte Don Giovanni campo, sembra un nome inappropriato per un prete. Infatti fa una vita un po' strana questo prete, proprio Don Giovanni. Non messo mamma. È omonimo del conduttore. Sì. Ecco, sì. Allora, Don Giovanni, fuori della porta, sì, che associazione è? Buonasera, innanzitutto Fuori della Porta è un'associazione che si occupa di giovani, e giovani non soltanto in disagio, perché il mondo giovanile a Roma ha tantissime belle realtà di giovani, il mondo giovanile pullula proprio di tante belle sfaccettature. Noi non ci guardi noi, ma voi siete i migliori. Bravo, bravo. Puoi continuare, Francesca. L'associazione Fuori della Porta si occupa anche di ragazzi che stanno un po' in difficoltà. E la nostra caratteristica, poi Daniele ci darà un piccolo spaccatino di quello che facciamo, ce l'andiamo a cercare quelli che stanno un po' male, quelli che stanno un po' in difficoltà. Ma di che età vi occupate? E noi lavoriamo, che ci occupiamo, sono gli adolescenti di oggi, tra i 14 e i 18, ci mettiamo qualcuno di 13 e qualcuno di 19, così facciamo un po' tutto. E li andiamo a cercare sui muretti, ai centri commerciali, nelle discoteche, li andiamo a cercare nelle piazze tipo Campo di Fiori. Le andiamo anche a cercare quando le ragazze si prostituiscono sulle strade di Roma. Magari in questo credo che Daniela ci possa dare un contributo importante. Sì, io faccio parte dell'unità di strada Roma Sud e sono, ci tengo guarda a dirlo. Guarda la telecamera che ci dicono sempre che bisogna guardare. Quel bel ragazzo che tiene la telecamera là, si chiama Antonio. Ci tengo a dirlo che io sono una piccola rappresentanza di quello che è realmente poi il nostro gruppo, la nostra unità di strada. Quanti siete? Siamo circa 8-9, poi ovviamente ogni venerdì ci alterniamo, non siamo presenti costantemente tutti quanti, quindi ci alterniamo. E la nostra attività consiste nell'andare sulla strada e quindi incontrare sostanzialmente le ragazze che si prostituiscono e cercare di, diciamo, di approcciare e di creare un rapporto che sia duraturo nel tempo. Ormai è 2 anni che facciamo questa attività e quindi le conosciamo, si può dire così. Ogni venerdì riprendiamo da dove avevamo lasciato il venerdì precedente, come sta tuo figlio, da quanto tempo sei qui, se pensi di andare via. E che tipo di ragazze sono? Nell'immaginario collettivo spesso non si ha l'idea della prostituta. Vogliamo un attimo capire bene nella realtà dei fatti come qual è la situazione? Sì, ha detto sono bene. Italiane, sono straniere, di che età, perché lo fanno? Allora, generalmente noi incontriamo, perché quello che offre la strada è questo, ragazze prevalentemente rumene e nigeriane. Sono due, diciamo, ceppi culturali completamente opposti l'uno dall'altro. L'età è varia, cioè va dai 18, loro dicono, ma probabilmente anche minorenni, fino ad arrivare ai 30 anni. E perché stanno sulla strada? Questo non... Scusi generalmente... un attimo, c'è qualcuno che sta disturbando con un cellulare acceso. Mi dicono che dovrebbe essere il dottore. Dottore? Sta disturbando la diretta in tutta Italia. Scusa. Lo spendiamo subito. E sta coprendo lei... È contro questa associazione. È il presentatore. Qui che... può spegnere questo cellulare? L'era stato detto. Vabbè, lo perdoniamo, dai Giovanni. Perché dicono che sta facendo degli scoppi tremendi e la gente sta telefonando che non capisce cosa succede. Se è il prete che sta facendo degli strani rumori. No, il prete non c'ha paura. Oppure appunto cosa succede. Il prete ce l'ha. Sono disperati in sala regia. Non lo faccia più, Vabbè. Ecco. Veramente
da un medico che dice che, ecco, poi noi dovremmo credere che lei è nipote di uno che inventò la penicillina quando fa cose del genere. Però non anticipiamo. Va bene, torniamo a Daniela. A Daniela Thieri. Daniela. Non è parente di Aroldo Thieri? No, purtroppo no. Però lo conosce? Sì, così ne ho giovane, sentito parlare. Potrebbe essere il bisnonno. Beh, perché me lo dicevano quando ero piccola, ma sei parente, non sapevo neanche chi era, però... Poi ha studiato. Poi ho scoperto, sì. Ah, va bene, avete perso il filo, scusate perché qui c'è gente maleducata che non so come fare. Due ceppi culturali diversi. Ok, allora Daniela. Dicevo appunto che sono due ceppi culturali diversi, nigeriane e rumene, l'età è insomma la più varia, veramente arrivano a tutto, così come anche i clienti tra l'altro. Perché stanno sulla strada? Le rumene ci hanno detto, proprio persone rumene, che la mentalità rumena è tendente molto al denaro, molto ai soldi, molto al guadagno, e quindi per loro l'idea di fare un altro lavoro che seppur dignitoso porta diciamo a un guadagno di 1000 euro al mese è poco, per loro il guadagno deve essere stratosferico, se no non... Senti, diamo un'informazione di aiuto alle persone che eventualmente ci ascoltano da casa. Che tipo di servizi voi potete offrire per far fronte a questo problema che poi credo che non sia di piccole dimensioni? Don Giovanni. Il servizio che noi possiamo offrire è soltanto innanzitutto una presa di coscienza, no? Che è già importantissima. Una presa di coscienza abbastanza allegra ma anche radicale, cioè sapere che accanto a tanto mondo giovanile, tanta realtà buona, c'è una fascia adolescenziale, una fascia giovanile che nel fine settimana esplode. E quindi la prima cosa sarebbe quella di andare a proprio incontrare questi ragazzi nei posti, nei luoghi dove stanno, e facendo prima una piccola formazione è possibile andare ad abitare questi territori, perché come si dice, come l'abito non fa il monaco, così l'ambiente non fa il disagio. Cioè l'ambiente di per sé è neutro, è quello che porti dentro. Certo. Daniela prima diceva proprio questo, no? Quando incontriamo le ragazze che si prostituiscono, ma anche quando incontriamo i clienti che si prostituiscono, che non hanno soltanto l'età dei nostri genitori, dei nostri nonni, ma molto, sempre più spesso hanno anche l'età degli adolescenti. Quando noi andiamo a scuola, spesse volte, assai sovente, quasi sempre, è matematico per dirla, quando c'è qualcuno, sì, c'è qualche mio amico che 19, 20 anni con la macchinetta. Anche perché ormai se uno non è strafico e circondato da situazioni che determinano sempre emozioni più forti, ormai non si accontenti. Sì, quindi ovvio. Bisogna riportare tutte le emozioni alla giusta anche, no, situazione. È ovvio che quando una persona, tutti noi, anche quando fammi attraversiamo... Fammi il prete più carino. Ciao. Vedi quante viene quando, lo so, io questa faccia chiaro, tengo, guarda. Quindi... Allora, quando... che devo fare? Quando una persona, uno di noi, no? Anch'io, manco di valore o comunque manco di prospettive, ecco che allora devo andare alla ricerca spasmodica, quasi demenziale, di emozioni che si consumano nel momento in cui io le attivo. Don Giovanni, dove vi troviamo? Noi stiamo nella zona tuscolana, Lucio Sessio, okay. All'altezza della ferma a Roma, sì, a Tuscolana, Roma. Sare solo a Roma? Sì, perché noi siamo piccolini. Ma crescerete? Crescerete? Sì, sì. Perché ma... l'idea è buona, i servizi sì, sì. Ma quando uscite la sera, sì, in discoteca, tipo lei, entrano sì. Entrate gratis? Beh, noi non andiamo a ballare, cioè andiamo a lavorare. Cioè, inventate questa cosa con i gestori dei locali per entrare gratis. Sì, è tutta un'invenzione per andarsi a dirti, certo. Senza visto consumazione. Senza consumazione. Scusa. Sì, prego. Scusa, volevo sapere una cosa. Ma se io vorrei fare anch'io il vostro lavoro, posso fare anch'io? Certo, c'è prima da fare... È un servizio che si può fare piano pianino, lo possono fare tutti, non è quello il problema. Certamente bisogna anche un po' prima formarsi e soprattutto avere una cosa molto importante oggi, no? A fronte di una società che manca forse di... che si sente un po' Superman o forse si sente anche Dio, bisogna che dall'altra parte ci sia la passione, no, dell'umanità, essere innamorati. E perché no? Anche un po' di fede. Ma lei a sti giorni chi parla di Dio, di Gesù, cioè fa apposta per evangelizzare? Ma io se si intende evangelizzazione come
forse non sempre viene intesa bene. Io ho un'icona, abbiamo un'icona davanti, no? È quella del buon samaritano che conosciamo tutti, penso, quella bellissima, quella splendida immagine del Vangelo, la bellissima pagina di Vangelo dove c'è questo samaritano che era considerato fuori, non era considerato nei circuiti ecclesiali, nei circuiti del Tempio di allora, un uomo di Dio, e che incontra uno sventurato sulla sua strada. Prima di lui erano passati un sacerdote e un levita, uno del Tempio, e l'avevano visto questo sventurato, però erano dall'altra parte della strada. Invece questo samaritano, anche gli scendeva da Gerusalemme verso Gerico, incontra, e nel Vangelo c'è una frase stupenda, perché si dice che questo uomo, questo samaritano, siamo tutti noi, non solo lui, ebbe compassione, no, che mi faceva pietà, ebbe viscere di misericordia. E l'evangelista usa proprio un termine femminile, ebbe proprio dei sentimenti materni. E che cosa fa questo samaritano? Quello che noi facciamo in associazione. Sta sulla strada, scende dal giumento, dal cavallo, anche se non era il cavallo a quell'epoca, e se lo carica, lo prende su di sé, lo porta alla locanda, cioè attiva un altro spazio, e attiva anche altre risorse, il locandiere, l'oste, e non da ultimo mette anche qualche soldino. Questo dovrebbe essere, a nostro avviso, ce lo diciamo sempre. Ma voi siete tutti quanti credenti cattolici? No. Ci sono anche degli atei in mezzo a voi? Ci sono dei non credenti, gli atei non esistono. Anche musulmani. L'ateo è chi si fa Dio. Anche musulmani in mezzo a voi? Certamente. E fanno queste cose insieme a voi? Certamente. Ma perché lei non se ne sta in parrocchia in Santa Pace? Ma è la parrocchia. Che la parrocchia non è un perimetro, altrimenti cadiamo come il buon cadiamo nell'equivoco, no? La parrocchia sul territorio parrocchiale, non a caso noi facciamo formazione anche le parrocchie. Non a caso sul territorio parrocchiale Lei non c'ha nessuna parrocchia, l'hanno buttata fuori tutte le parrocchie. No, io ho fatto per 10 anni il vice parroco. E poi non ha fatto più carriera. Poi per altri 10 anni, 11. Poteva diventare parroco invece? Beh sì, potevo diventare parroco, invece faccio quest'altra cosa. Non l'hanno fatta parroco? No, assolutamente. È stato un ripiego? No. È stato un accordo. È convinto proprio? Convintissimo. 21 anni di sacerdozio. Ma lei stava in zona mia, mi ricordo, a San Fabiano e Venanzio. Beato che se lo ricorda, io non lo ricordo, sì, esatto. Vero? Sì. Non l'hanno buttata fuori da là? No. No, ma che ne so. Quindi tu comunque, io rigiro la domanda. Se voi volete fare un pochino di esperienza, di servizio, di presenza... Ci avete un sito, vero? www, tutto attaccato, 3v. fuori della porta.it fuori della porta.it Ma senti, scusa... quanto dura questo periodo? Di formazione? Dipende un po' dalla capoccia e dal cuore, insomma, piano pianino, un pochetto. Sulla strada ci si può andare subito, però poi dopo, o negli ambienti ci puoi andare subito, però poi tu devi saperci stare, no? Con un cuore che ama. Mi piacerebbe fare un provino. Un provino? Un provino. Facciamolo subito, un provino. Fate i provini, fate. Sì, andiamo. Fate i provini. In associazione, qualcuno di voi vi mette sulla strada e noi andiamo, non c'è problema. Va bene. Ma dopo di qua dove va andare? In discoteca? No, dopo di qua andiamo a festeggiare. Che cosa? Che io oggi faccio 21 anni che sono sacerdote. Quindi allora facciamo auguri! Auguri! Vabbè, qualcosa pagherà da bere anche qua dentro. Già no? Fatto. Ah, vabbè, che da bere, da mangiare, da pregare. C'è sta la macchinetta sotto, se no quando facciamo uscire. Barate le porte, così ci fa capire. Io colgo l'occasione per mettere, colgo l'occasione anche per salutare tutti i miei confratelli. Mamma che oggi mia, con me fanno che non vieni a fare saluti in televisione. Saluto tutti dalla televisione, se mi sento. Pure i preti adesso, sono arrivati tutti i messaggi. C'è bastava. Il sindaco Alemanno! Ma che saluti! Il sindaco! Domanda, il sindaco! Elettorale, non si possono salutare nessuno! Oh, ho capito, non si può salutare nessuno! Tutti i PDL! Sì, va bene, dacci qua! Oh, tutti i partiti, tutti i partiti! Basta così! Tu vai al tuo posto, non si può più fare niente qui! Forza, al tuo posto! Volevo fare un...